0-2, Vasto Marina Miglianico 2-1. È una classifica che è la seguente: Pineto San Salvo 24 punti, Francavilla 23, Avezzano 22, Paterno 21 insieme alla Torrese, a 18 c'è il Martinsicuro, a 16 c'è il Capistrello, 15 Renato Cunengolana, 14 Montorio 88, 13 Miglianico, 12 Vastese e Borrello, 10 Acque Sapone e Vasto Marina, 9 Alba Adriatica Cuppello, a 0 il Sulmona. Che dirvi, un campionato sicuramente dato la vigilia come grande favorita la Bezzano, sta rientrando nonostante la sconfitta subita mercoledì scorso in campionato alla decima giornata, turno infrasettimanale ad opera della Renato Cunengolana, che è andata a vincere in quella da Bezzano stupendo tutti 4-3. Il risultato parziale era addirittura fine del primo tempo il 3-0 e all'inizio del secondo tempo 4-0-4, dopo è stato un tentativo di rimonta alla Bezzano ma che non si è concluso. Alla fine l'Angolano è riuscito ad andare a fare questa impresa. Poi ieri ero a vedere la partita dell'Angolano, ma ve ne parlo leggermente dopo. Che dirvi, un campionato molto interessante, ripeto, là davanti ci sono Pineto e San Salvo. Pineto ieri ha subito una sconfitta molto pesante in casa dal San Salvo, inaspettata, dove Antenucci ha fatto una doppietta e Marinelli è l'autore del gol del 2-0 e su calcio di rigore. Inaspettata perché il Pineto fin qui aveva fatto veramente molto 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 bene. Ed è là davanti a diversi giocatori validi, fra cui il portiere Chico Fanti, che è un portiere un po' sfortunato, ma ha fatto qualche anno nei professionisti, è ancora molto giovane e penso che il ragazzo potrebbe anche tornare utile per qualche squadra in Serie D e anche sopra. Segue dietro il Francavilla, società nuova, molto molto ben gestita, c'ha Lalli che avete visto tempo dietro, è stato pubblicato un suo video, un calcio di punizione meraviglioso contro Miglianico, fece il gol dell'1-0, punizione veramente bellissima, ieri ha realizzato il gol del vantaggio dell'1-0, poi è stato il raddoppio di Fruci, poi Bolzan al 42esimo del primo tempo ha accorciato le distanze per il Paterno, alla fine è finita 1-2. Francavilla, squadra, società nuova, società ben organizzata. Francavilla potrebbe tornare ai fausti degli anni 90 quando giocava in Serie C. E poi c'è questo Avezzano che sta tornando prepotentemente. Ieri 2-0 in trasferta, gol di Puglia al quinto, al raddoppio al 29esimo del secondo tempo di Moro. In mezzo all'Avezzano c'è un giocatore di prendissimo livello, cito uno su tutti, secondo me uno dei difensori più forti che c'è a livello dilettantistico, che è Fabio Fuschi, ma non solo, c'è Puglia, poi ci sono tanti altri giocatori interessantissimi, ad Alessandro che è un centrocampista ex Ancona, una squadra costruita per vincere il campionato. Seguono Paterno e Torrese, beh, due belle sorprese, due squadre che comunque alternano risultati molto molto interessanti. Ieri il Paterno ha perso in casa sì col Francavilla, però 2-1 e secondo tempo veramente vibrante, tutto secondo tempo alla ricerca di questo pareggio che non è arrivato, anche grazie alla vena del portiere del Francavilla, ma anche grazie al fatto che comunque il Francavilla è una squadra ben costruita. Poi c'è questa Torrese che ieri ha subito la sconfitta ad opera dell'Avezzano, del quale ha subito anche il sorpasso. Ma questa Torrese è una squadra, e l'ho vista all'opera, molto 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 rognosa, una squadra ben organizzata e fa dell'agonismo la sua arma migliore. Leggermente staccato questo troviamo il Martinsicuro, buona squadra di buon livello, il Capistrello, piccolo paese dell'entroterra abruzzese ma con una bella tifoseria, e poi c'è la Renato Cunengolana, che è qui, apro una pagina. Ieri sono andato a vedere per la prima volta, io seguivo l'Angolano ovunque, l'ho seguita anche da solo in trasferta negli anni passati, poi due retrocessioni della Serie D e molte malgestioni che non ho digerito. Adesso devo dire una cosa, la società mi è sembrata molto molto presente, complimenti alla nuova presidentessa, molto rosa come società, ci sono diverse donne all'interno della società. Speriamo che questo cambiamento sia veramente proficuo per l'Angolano, per tornare, non dico subito in Serie D, ma fare un programma e tornare magari negli anni prossimi in Serie D, non come il Gozzano che sta stravincendo il girone A piemontese dell'amico Frank, dell'amico Frank, dell'amico Francesco Beltrami. Oh, volevo dire Davide Franchi, che saluto tra l'altro, per salutare, grandissimo esperto di calcio internazionale che molte volte fa programmi insieme
Francesco. Ma tornando al discorso angolano, ho visto un primo tempo spettacolare. L'angolano era in vantaggio, meritava un 3-0 e anche 4. Ha sbagliato diversi gol. Azioni bellissime, azioni ben giocate. Giocatore di primissimo livello. Ieri ha fatto il debutto vitale, ex Salernitana e compagni. Si vede che questo è stato un giocatore molto forte, un sinistro delizioso. La squadra c'è, il mister secondo me ha sbagliato, ma c'è qualcosa che a livello atletico ha sbagliato perché nel secondo tempo la squadra è calata moltissimo, tantissimo, nonostante l'Alba Adriatica, il varione difensivo di Ricci e non solo, e la difesa prende il gol dell'1-1. Poi non ci riesce più ad andare, nonostante l'Alba Adriatica è rimasta in 9 uomini. Un'ottima direzione di gara, questa ragazza arbitro ha fatto una direzione ottima, ottima. Questa è una donna arbitro alla quale faccio i complimenti perché ha arbitrato veramente, veramente bene. Non vedevo da tempo un arbitraggio di questo livello. Devo riconoscere, signora in tutti i sensi, sempre vicina all'azione, decisa, Stefania Manicucci di Lanciano. Faccio i complimenti perché è stata veramente, veramente brava, veramente brava. Ripeto, l'Angolano è andato in vantaggio con gol di De Luca, una bellissima azione, il decisivo del primo tempo, ottima prova di Farindolini, Olivieri, ma Orta, stesso Orta, ottimo giocatore, Di Camillo riportato a centrocampo. Il primo tempo ottimi tutti, da Mottola, poi il secondo tempo grande calo. Può essere un problema atletico su questo peso sull'Angolano, l'Angolano nelle prime 3 settimane di ritiro non aveva il preparatore atletico, può essere qualcosa che sta succedendo di questo, perché dopo il pareggio l'Alba è rimasto subito in 8, è stato il settimo ha fatto il pareggio, l'ottavo Scaramazzo è stato espulso, per doppia ammonizione si dice, non lo so, per me è andato diretto il rosso, perché lui c'è stato un'azione di Vitale che comunque non ha tirato indietro la gamba senza però fare fallo. Il giocatore è rimasto in terra, 2 giocatori sono andati in terra di loro, dell'Alba Adriatica. Un dirigente ha cominciato a insultare, un qualcosa, comunque è stato espulso sia il dirigente accompagnatore che l'allenatore, il giocatore Scaramanza. Rimangono in 10, cioè l'Angolana gioca ma fa fatica, è proprio ferma sulle gambe. Molto ferma sulle gambe, li vedevi, comunque ci sono le attenuanti di questi cambi di ruolo con l'arrivo di Vitale a rimettere Di Camillo a centrocampo, che è un ottimo centrocampista, ma probabilmente deve ritrovare il passo, ma non solo lui. Anche qualche cambio non mi è piaciuto, tipo il cambio quando è uscito Olivieri, io non avrei tolto Olivieri perché aveva fatto una buona partita, anche se magari era un po' faticato. Avrei optato per mettere in campo il portiere fuori quota e magari in mezzo al campo un Forlano che comunque è un giocatore che avrebbe dato più ritmo alla squadra. Comunque, sono critiche fatte dopo. Comunque la squadra, ripeto, nel primo tempo a me è piaciuta tantissimo. Torniamo a noi e andiamo a vedere. Questo discorso che stavamo guardando la classifica dell'eccellenza e vi ho illustrato questa posizione dell'angolana. Io direi che dopo abbiamo dietro seguita l'angolana dal Montorio 88 che ieri ha fatto 0-0 con la Vastese. A 13 punti c'è Miglianico, a 12 Borrello e Vastese. Borrello è andato a vincere addirittura 5-1 in casa del Cupello. Cupello si trova a 9 punti e è stato agguantato dall'Alba Adriatica ieri col pareggio a Città Sant'Angelo. E poi c'è questo Sulmona che 11 partite, 11 sconfitte, ieri ha perso 2-0 col Capistrello. E domenica prossima avremo questi incontri. C'è Acqua Sapone Montorio, Alba Adriatica Pineto, Avezzano Borrello, Capistrello Martinsicuro, Francavilla Torrese, Miglianico Renato Curengolana, San Salvo Paterno, Sulmona Vasto Marina, Vastese Cupello. Un turno sicuramente interessante. Ripeto, l'Angolana mi è piaciuta ieri, l'eccellenza siamo all'11ª giornata, credo che comunque l'Avezzano che sta risalendo sarà la squadra che alla fine riuscirà a vincere questo campionato, anche se vi rimando tutto, seguiremo volta settimana per settimana con questo piccolo spazio dedicato all'eccellenza abruzzese e vi ringrazio di avermi seguito, ripasso la linea a Francesco che ringrazio e vedrò vi do solo appuntamento a solo Serie D.
che è il programma al quale seguo e gestisco insieme con qualche telefonata ai vari amici che vengono da tutta Italia. Buon ascolto per di eccellenza condotto il punto di eccellenza condotto da Francesco Beltrami e vi saluto. Ciao da Michele. Ringraziamo Michele per questo preciso punto che ha fatto sul campionato abruzzese di eccellenza e siamo così giunti al termine della nostra trasmissione dedicata al calcio regionale. Un grazie a tutti i radioascoltatori che hanno voluto seguirci e ai nostri corrispondenti in giro per l'Italia che spero potranno aumentare sempre di più. È il tempo di rimandare Tom Gallizia e la sua i ragazzi di 40 anni che fa da sigla a questa trasmissione e di rinnovare per tutti l'appuntamento con i prossimi programmi di RCD che non parlano solo di calcio, ma anche di sport, di musica classica, di rap, di consigli per la lettura e per il cinema a cura del nostro Claudio Wolf. Un grazie davvero a tutti quelli che ci hanno seguiti fin qui. Abbiamo trasmesso Eccellenza e non solo, il magazine del calcio regionale, un programma a cura di Francesco Atlante Beltrami. Ha condotto dallo studio 1 del palchetto di Gozzano Francesco Atlante Beltrami. Sono intervenuti dallo studio adriatico di Pescara Michele e il nostro inviato da Ivrea, Davide Maino. RCD Live, la radio dove le tue passioni sono le nostre passioni. Siamo rimasti indietro, siamo finiti troppo avanti. Noi che siamo ancora sul rock. Mentre gli altri dottori, avvocati, persone importanti. Però sono sincero quando dico che non ho rimpianti. Anche se correndo dietro ai miei sogni, in fin dei conti sono rimasto uno dei tanti. Lo so che noi siamo a pezzi, loro sembrano tanti, ma poi sono tutti qui a batter le mani ai nostri stessi cantanti. Ragazzi di 40 anni, stanno ballando come orsi ubriachi, poi si abbracciano ridendo in memoria dei bei tempi passati. Ragazzi di 40 con le loro cravatte sciolte, adesso sono al punto giusto, perché la musica perdona tutto, questo tu già lo sai, per questo mi capirai, se dico che giù i pezzi forti li dobbiamo ancora suonare, verranno tempi in cui le nostre chitarre si faranno ascoltare e non sarà follia, solo l'inizio di un periodo migliore che non andrà più via, perché sarà chiaro per tutti che è la strada da seguire. Ma poi, cose diverse non lo siamo stati mai, perché siamo tutti qui a batter le mani agli stessi cantanti. Ragazzi di 40